fatto un lavoro per riuscire a dare delle caratteristiche chimiche organolettiche sulle etichette, proprio per lavorare sulla qualità. Però sembra che la velocità della ristorazione rispetto alla nostra dei produttori sia diversa, andiamo con due velocità diverse. Ovviamente non parlo di ristoranti illuminati che stanno attenti alla materia prima, dal sale all'olio al pane a tutto. Sto parlando di una buona parte della ristorazione che all'olio non dedica sufficiente attenzione. Sembra quasi che l'olio sia un prodotto per ungere più che un ingrediente, perché quando lo considero ingrediente voglio che sia profumato, che abbia un fruttato e che quindi abbia delle caratteristiche positive, non che sia un olio con un prezzo basso, quello che ci chiedono spesso noi produttori. È giusto confrontarci in questa tavola rotonda proprio perché oggi ho capito delle cose che avete detto voi come ristoratori. D'altro canto anche io è giusto che vi dica quello che i produttori ritengono e vorrebbero di più dalla ristorazione. Vorrebbero che considerassero un olio un ingrediente o un componente, perché al momento non è considerato tale. Noi siamo produttori e quando andiamo al ristorante facciamo delle critiche, possiamo porre delle critiche come un ristoratore quando va in un altro ristorante, vedo quello che va bene e quello che non va bene. La cosa che salta subito agli occhi a un produttore di olio è si entra nella sala, si guarda la pulizia, l'igiene e poi si va a vedere se c'è l'olio. A volte questo carrello degli oli è un carrello che per una postazione fissa è quasi un mobile per mettere delle bottiglie. A volte ci sono anche degli oli buonissimi, esclusivi nelle etichette. Conoscendo i produttori dici, caspita, guarda che bell'olio che hanno. Però in questo carrello dell'olio, l'olio è considerato come una lacrima Christi, come un pezzo da museo da dare solo a quei pochi clienti che hanno il coraggio di chiederlo. E quante volte in ristoranti, anche con un buon nome, oppure anche di media-alta qualità, troviamo degli oli di basso prezzo? Ma la cosa negativa al massimo è che te la portano in tavola. Va bene in cucina, può darsi che usino olio non di qualità, ma è come mettere un panino vecchio o del vino che sia di tappo in sala quando vediamo questo tipo d'olio. Quindi come lo vediamo noi, lo vedono anche i consumatori, perché esistono sì le guide per i ristoranti, ma esistono anche delle guide per gli oli extravergini di oliva. Esistono anche delle riviste che si dedicano a spiegare ai consumatori, perché dobbiamo lavorare molto anche sul consumatore, spiegare che cos'è l'olio buono, quali sono gli abbinamenti. La cucina italiana, ad esempio, ha una sezione dedicata proprio a far conoscere gli oli con le diverse caratteristiche e ultimamente ha cominciato anche a descrivere all'interno delle ricette quale tipo di olio extravergine usare, quale tipo di fruttato. Come dicevo prima, la ristorazione per noi produttori è importante, ma non solo per i produttori d'olio. In Italia è importante per tutti i produttori, perché 20 anni fa si diceva attenzione produttori, attenzione a tutti. Il futuro dell'Italia non sarà quello della metalmeccanica, sarà quello dell'agroalimentare, in particolare del turismo agrogastronomico. E allora qual è miglior cosa se non lavorare in squadra insieme per poter portare ai consumatori e anche ai turisti a far conoscere quelle che sono le nostre buone cose. Vengono sia a vedere i monumenti, vengono sia a vedere la campagna, il paesaggio, ma che cos'è che porta in giro il mondo? Si porta in giro la cucina italiana e quelli che sono interpreti dei nostri prodotti, come diceva il signor Duccio, sono i cuochi, ma i cuochi che devono interpretare con dei prodotti di qualità che ci sono e che sono costanti. Ecco, non sono d'accordo, lei diceva prima, capisco già delle espressioni, se le cose che sono state dette vanno bene o no.